Bam! Siamo al termine della prima partita di campionato promozione, Monte di Procida Boschese è finita 2-1, siamo con mister Illiano. Mister, chi ben inizia è a metà dell'opera. Chi ben inizia è a metà dell'opera, questo è il detto che si usa per tutte le squadre di calcio, dalla Serie A alla terza categoria. Noi non abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto un primo tempo sottotono, sotto le aspettative. Abbiamo sperato tanto in appoggio, come concentrazione, sia subito all'approccio alla partita, le marcature, abbiamo fatto il primo tempo male, abbiamo fatto veramente male. Poi il secondo tempo negli spogliatoi ci siamo parlati, abbiamo fatto degli accorgimenti, abbiamo toccato un po' i tasti giusti nei giocatori e siamo riusciti a fare una bella prestazione. Il secondo tempo è stato ottimo veramente, abbiamo creato 7, 8, 9, 10, non mi ricordo, palle gol, limite, proprio solo davanti al portiere, abbiamo fatto solo due. Però sono bastati per portare a casa questo risultato, che è la prima giornata importantissima. Certo. Abbiamo visto anche un ottimo esordio di Gennaro Cardamuro, il portiere anno 96, vogliamo dirlo. E si è preso una grossa responsabilità oggi, essere titolare. Sì, oggi Gennaro ci ha salvati, come si dice. Sull'1-0 ha fatto un miracolo sul calcio d'angolo, palla al secondo palo, in controtempo ha preso una palla che non pensavo che prendesse, ma non penso solo lui, parecchi non avrebbero preso, lui l'ha presa. E ha fatto sì che poi dessimo il via alla vittoria finale. Complimenti a lui, complimenti al mister Praticò, che lo prepara bene, mi ha consigliato lui di farlo giocare dicendomi che era pronto. Ottimo, diciamo un ottimo settore giovanile di questo Monte di Procida Calcio. Grazie e alla prossima partita. Allora, siamo con mister Simonetta, allenatore della Boschese. Mister, come ha visto i suoi ragazzi oggi alla prima di campionato? Beh, direi che siamo ancora un po' in ritardo di preparazione, perché abbiamo iniziato un po' tardi e ci aspettavamo un calo fisico, poi siamo rimasti addirittura in 10, quindi è stato praticamente impossibile recuperare questo risultato, anche se abbiamo avuto l'occasione per pareggiare la partita. Le vostre aspettative da questo campionato? Ma le nostre aspettative sono quelle di disputare un torneo in tranquillità. Lamentiamo ancora qualche assenza, abbiamo alcuni giocatori titolari fermi ai box, pensiamo di poter raggiungere il risultato. Grazie mister, in bocca al lupo. A voi.